Fammi rivedere come curva il tuo sedere, fammi riprovare il riprovevole piacere di depositare la mia mano sul tuo seno mentre camminiamo nel centro di Torino. Vorrei prenderti sul tram, bella circonvallazione, infilando il mio biglietto nella obliterazione. Saliremo a Porta Susa, scenderemo in via Berce, poi vedrai, vorrai tornarci sopra il tram insieme a me. E poi dopo la nascita c'è questo momento meraviglioso, no? La prima mezz'ora di vita, tutte le mamme mammifere tengono vicino a sé i piccoli e Lorenz, il grande scienziato, ci ha spiegato che proprio nei primi 30 minuti di vita nella mente del neonato c'è l'imprinting, cioè viene registrata l'immagine della mamma, l'odore della mamma in un punto centrale, fondamentale della mente del neonato. E poi c'è l'altra questione della respirazione. Il piccolo nella pancia della mamma, respirato con il cordone ombelicale, non è capace di usare i polmoni. Allora tutte le mamme mammifere aspettano una mezz'ora che il neonato inizi a respirare con i polmoni e poi gli taglia il cordone ombelicale. Noi, no! Appena il piccolo esce, zac, via il cordone ombelicale, il neonato è lì che fa... A 60 secondi o riesce a respirare o muore, l'ostetrico per aiutarlo, pa, ceffone sul culo, e il piccolo... E il dottore è felice, lo mostra alla mamma e dice, guardi signora, piange, sta benissimo. Testa di cazzo, se stava benissimo rideva, piange, hai studiato 20 anni, non riesci a capire una cosa così elementare. Questo, diciamo, è l'inizio, perché poi cosa facciamo del neonato? Lo diamo alla mamma? No, lo diamo all'infermiera, così all'imprinting con l'infermiera. Poi ti stupisci che a 14 anni hai problemi con la mamma, ma è ovvio, perché lui c'ha una voce in testa che gli chiede, ma chi è questa stronza che mi ha rapito la mia mamma, che era un'infermiera bellissima? C'è proprio un metodo per creare dei problemi drammatici. E questo, diciamo, riguarda l'Occidente. Poi ci siamo noi italiani, che modestamente siamo i più coglioni del mondo. Uno dei nostri simboli nazionali qual è? La Torre di Pisa. Che non c'è riuscito tanto bene, cioè in un paese normale la nascondono, quando arrivano i turisti dicono no, non si può guardare, lavori in corso. Noi no, noi siamo orgogliosi della Torre di Pisa e delle altre 9 torri storte che ci sono in Italia. Siamo gli unici al mondo, non esiste un altro paese che hanno 10 torri storte così. Ma questo è niente, la cosa folle è che noi produciamo migliaia e migliaia di modellini delle nostre torri storte in plastica da vendere ai turisti. Ma cosa pensate che fanno poi i turisti quando vanno a casa con la torre storta dai loro bambini? Dicono, guarda bimbo, sono stato in Italia, il paese dei coglioni, guarda come costruiscono le torri. Studia, perché sennò diventi scemo come un italiano anche tu. Ma se voi volete veramente comprendere il livello di follia nazionale, è sufficiente che andate alla stazione, salite su un pendolino, su un Eurostar, il primo modello di questi treni super moderni, le Ferrovie dello Stato l'hanno commissionato a Giugiaro, che è un genio Giugiaro, è uno proprio, io adoro Giugiaro, e lui ha fatto la famosa poltrona Giugiaro, che proprio tu la vedi e dici, cazzo quanto è bella! E non solo è bella, ma ti siedi, è di una comodità spaventosa, morbida, avvolgente, anatomica. C'è anche un tastino, se vuoi riposare, schiacci il tastino e lo schienale fa... E proprio c'è nella posizione ideale per dormire, fantastico, meraviglioso, il treno parte, ti culla, ti fa in Milano-Reggio Calabria e non te ne accorgi neanche.
fantastico, perfetto, ineccepibile. Soltanto che Agnelli si incazza e dice: ferrovie dello Stato, ma se voi fate le poltrone sui treni così comodi, poi le mie automobili chi me le compra più? Allora le ferrovie dello Stato, che sono dei servi proprio, il modello successivo, il 500, il 550 e tutti quelli che hanno fatto dopo, li fanno progettare a Pininfarina, che è un clone della Fiat proprio, e Pininfarina progetta la famosa poltrona Pininfarina, che a prima vista, proprio tu la guardi, insomma, è un po' meno bella di quella di Giugiaro, ma insomma sembra una poltrona normale, ti siedi e dici, ma insomma, vabbè, quell'altra è più anatomica, cioè proprio, ti avvolge le chiappe in maniera meravigliosa, questa è un po' più, insomma, così, vabbè, ma comunque c'ha il tastino, la poltrona, tu schiacci il tastino e lo schienale fa, è finto! Non vai indietro, non arriva a posizione che hai la verticale indietro, sei in avanti, la testa ti ciondola così, non riesci assolutamente a addormentarti. E quando Pininfarina ha fatto questa stronzata, la guarda e dice: beh, scomoda è scomoda, però devo essere sicuro, perché Agnelli è una belva umana, se non è abbastanza scomoda mi mette nel tritacarne. Allora si mette a studiare, no? C'è il sedile, lo schienale qua così, e dice: come posso fare a renderla veramente impossibile questa poltrona? Colpo di genio, qua all'altezza della testa ci mette un cuscino in fuori così, avete visto, no? Ti siedi e stai così. Milano Reggio Calabria è una forma di tortura medievale, cazzo, ma vi rendete conto? Questo, cioè,